10 febbraio 2012, una giornata da scrivere sugli annuali, perché è brutto tempo, chi più ne ha più ne metta. La prima telefonata, tanto per ricordare, di quel pischelletto che sta in piedi di Capiscioni, che mi dice: Amato, com'è il tempo? Non c'è niente, è tutto libero, c'era già 5 centimetri di neve. Ho detto: quando arriva me mena. Inizia la giornata così stamattina alle 9. Che dire, contento, soddisfatto, che felice, bugiato, perché, che dire? Perché tante persone, tanti ex azzurri importanti stanno qua, con il coraggio di sfidare le intemperie. Non so fino a che punto la passano liscia stasera, però è una bellissima giornata. Sono contento perché con alcuni di loro, tra l'altro, si è instaurato un rapporto quasi fraterno, nonostante ci siamo magari visti 2 volte, e questo era l'obiettivo principale. Ma siamo qui tutti insieme perché Stefano Bettarello, che insomma penso non c'ho neanche voglia di raccontare chi è Stefano Bettarello, perché chi non lo sa è giusto che non lo sappia. È un ignorante quello che non sa che è Stefano Bettarello. Però Stefano Bettarello stasera, oltre a tutti i suoi ricordi più importanti, questa sera mi consegna la 800ª maglia del museo. Facciamo un grazie. Un ringraziamento particolare a Stefano per l'800ª maglia, ma penso che senza questi ragazzetti qua dietro l'800 non ci arriva. È vero, Serafino? E mo? No, quando Serafino, perché era tanto tempo che ho scritto che mi vergogno perché gliel'ho consegnato dopo tanto. Ma molte voglio dire, mo, io voglio fare proprio distinguo, non voglio fare litigare. Ma tu vuoi mettere l'importanza della maglia da Camiscioni, che ce n'era una in malatata, con quella dei Camiscioni che ce n'era 200 dentro la maglia, ancora si è presentata con una maglia, capito? Quella sua vale di meno. Devo lavorare con le altre. Allora, questa maglia ha un sapore particolare, non solo perché è quella dell'esordio, ma perché l'ho fatto all'Aquila, che è una città ferita e per cui il ricordo è ancora più bello, nonostante il dolore per quello che è successo, e per questo sono legato all'Aquila. Siamo vicini, diciamo, alla zona in cui il rugby del centro-sud pulsa in maniera considerevole, perché so che a Colleferro, a Segni, a Roma la passione è tanta, quindi essere venuto qui, io penso come tutti, sia stato un grande piacere, nonostante, e non è stato uno sforzo, nonostante i soli 5 cm di neve, come hai ricordato per l'amico Pierluigi. Detto questo, un aneddoto su questa maglia che risale a 2 minuti fa, proprio quando ho ricordato a Serafino che questa maglia l'ho indossata per la prima volta all'Aquila. Mi ha detto: ti ricordi di quella partita? E come no? Ho sbattuto contro la telecamera, Serafino, ha dovuto uscire, è entrato Manrico, qui presente, e ha segnato 2 mete. E io 3 costole rotte. E lui 3 costole rotte. Questo è tanto per ricordare. Fanno buon viso a cattivo giorno. No, ci vediamo sempre. Comunque, niente, la maglia dell'esordio, è però il museo è il posto giusto per darla così, per coloro che vorranno soffermarsi un secondo a pensare che la partita di domani trae origine anche nelle partite del passato, logicamente prima di me e tanti altri. Siamo tutti di passaggio ed è importante che uno come te, Corrado, abbia avuto il coraggio e l'ardore di prendere questa iniziativa del museo per dare visibilità, oltre che a uno sport, anche a quelli che l'hanno interpretato, per cui un grazie veramente di cuore. Grazie a voi. Grazie a te.
venisci a fare la foto di tutti insieme, ma.